Ci siamo! Ultimo livello! Il laboratorio! Capitolo finale! È ancora qui! È ancora lì! È ancora lì! È ancora lì quel bambino! È ancora lì! No! È ancora lì! No, è ancora lì quel bambino di merda! Lo odio! Non lo sopporto! C'è una mucca! È ancora lì quel bambino! Aveva detto che smetteva di prenderci in giro! C'è un gorilla! È ancora lì! Distruggerò il villaggio solo per ucciderti, bambino. Quanto è lungo, però? Punto di controllo. Punto di controllo. Vieni qui. Aia, che male. Preso. Ok. Non si è fermata, è scomparsa l'acqua. Vabbè, oh, dettagli. Grazie. Oh, calmo. Vabbè, niente. Torna giù, per favore. Sta arrivando un lama. Ah, mamma. Anana. Ecco qua. Ah, ok, pensavo fosse fermo. Sai che ti giuro, se non fosse che voglio completarlo totalmente, lascerei addirittura stare tutte le monete. E correre totalmente conto subito verso la fine. Voglio vedere come finisce. Sono passati troppi anni per non saperlo. Ma porca. Ce l'avevo fatta, dai. Diamo un'occhiatina. È troppo sensibile la telecamera, eh? Dai! Sono più in alto di te! Ho un vantaggio tecnico! Guardala che c'era una moneta dietro la porta! Nascostissima proprio! Proprio perdere la moneta per un cacchio di niente! Aspetta! Prendilo! Tan tan tan! Tan 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 tan. Dite che posso ucciderlo con uno sputo? Direi di no. Ia! Aia, che male. Prendila. Ehi, barba. Zone segrete? Nada? Nisba? Niente? Va bene. Allora, punto di controllo. Punto di controllo. Ho bisogno della carica e io l'ho appena finita. Ok, proseguiamo. Perché non dice nulla Cusco? Non dice sta arrivando un lama? Io sto saltando tutte le altre frasi che dice spesso. Sta arrivando un Ecco, lama! l'ho chiesto ed è arrivata. Eccoci qua. Allora, grazie Buona. della vita. Vabbè. Ehi Cusco, ti va di sfidarmi come vecchi tempi? Allora, uno, questo bambino sa la nostra vera identità e due, si è reso conto finalmente che ci sta sfidando. Hai un idolo da darmi? Duh. Punto di contatto. Madonna mia, ma quanto è lunga sta pista? Sì, e comunque ha un idolo da darci il bimbo. Oh. Ho voluto prendere tutte le monete. Giusto per sicurezza. Questo pezzo qua in mezzo. Ah, forse ci serve per saltare. Ok, forse ho capito. Vieni qua. Ormai ti ho raggiunto, eh. Ormai ti ho raggiunto. Ora che ho capito come tagliare. Preso. Ho perso
successo di nuovo! Sai, Cusco! Sei Cusco! È inevitabile quando vieni avvolto dalla magia dell'imperatore. No! Sta a comprare queste bici di lama, sono inutili! Ehi, le bici lama tengono bene, ma sono io che decido tutto. Ora lo sai. Addio. Addio. Mi mancherai, Cusco! Ciao! Ciao! Sto affogando nelle lacrime. È stato commovente. Ci vediamo. Allora, Cusco ha cambiato stato d'animo, non grazie a Paja che l'ha salvato, si sono salvati a vicenda, l'ha aiutato. No, grazie al bambino con la bicicletta lama. Il bambino con la bici lama è il vero game changer di questo gioco. Ha cambiato stato d'animo del protagonista. Lui è il vero salvatore di tutti noi. Questa pista però non era facile. Fra tutte le piste è stata la pista peggiore, effettivamente. Aveva molti salti, c'è un altro idolo rosso da prendere. E se non li prendevi bene, questa zona l'avresti fatta molto con più tempo. Allora, aspetta un attimo. Ok. Il pendolo va di qua. Angolo sbagliato. Ok. Non ci possiamo permettere troppe cadute. Oh yeah. Calmo! Yeah! Il salto all'indietro. Andy. No! Allora. Sta arrivando un lama! Ok, calmi. Facciamo passare il pendolo. Più che altro sono spaventato perché... Buia! Se crepiamo ora, ci dobbiamo rifare la sfida col bimbo. Perché non abbiamo una bambola. Non abbiamo una bambola che ci può salvare. Ok. Calmi tutti. Punto di controllo. Mucca. Attacche! Aia! Aia! Lo sapevo! E poi perché... parla in francese la mucca. Perché dice attacché? Attacché! Aia! Attacché! Siamo morti. Ok, dobbiamo fare molta più attenzione. Allora, rieccoci in questa zona. A questo giro proverei prima a fare questa qui a tempo. Ecco fatto. Attacchè! Attacchè! Yeah! Allora, qui c'è un altro bottone. Però prima, ecco. Non mi tocca. Vai. Muoviti. Ah, vabbè, però c'è la vita intera almeno. Ok, vai. Attacchè! Ecco. Dai, c'ero arrivato, uffa. Ecco fatto. Sta zoomata incredibile. Cos'è, devo attivare tutti i bottoni per poter passare? Questo mi stai dicendo? Io ho comunque la sensazione che stiamo perdendo un sacco di segreti, sicuramente. E che non lo sapevo. Ecco qua. Saltando, salto, guarda che salto. Dai. Ecco fatto, dovrei riuscircela a fare. Togliti di mezzo. Quasi, ce l'avevamo quasi fatta. Allora, ecco fatto. Salta. Eccoci arrivati. Devo girarlo di qua, vero? Sto saltando. Ecco salto, fatto. Guarda che salto. Ok, idolo rosso. Buia! Numero uno, andato. Vediamo se dentro una di queste si nasconde un segreto. Ovviamente no, forse dentro questa. Strano. Ok.
Che strano. Devo rifarmela tutta da capo? Devo tornare indietro a piedi? Ok, zona numero 1 andata. Di qua è da dove siamo apparsi, giusto? No, di qua noi siamo apparsi. Questo vuol dire che abbiamo altre due porte, sperando che una di queste, ecco, avesse... Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Una cura. Uff, ok, va bene. Almeno abbiamo la stanza delle cure. Almeno quello. Punto di controllo. Ecco fatto, ad averlo saputo prima, porca miseria. Allora. Aia, ok. Ok, ok, calma. Ma levati. Ecco fatto, ok. 3, 2, 1. Vai. Corri prima che appaia la mucca. No. Ok. Di nuovo un'altra mucca. Punto di controllo. Però niente pedana questo giro. Emu. Ma dai. Ecco fatto. Non mi toccare. Dai, non me la puoi far spawnare davanti la faccia così. No. Non avevo abbastanza carica. E niente, devo tornare indietro a curarmi. Ecco fatto. Per la mia sicurezza, ovviamente, a questo giro le dobbiamo attaccare. Boom, baby. Ecco qua, a posto. Qua non c'è più nulla, proseguiamo. Ok, spazi molto stretti dove fare piccoli salti, Ecco, esatto. Porca miseria. Dicevamo, ecco qua uno. Togliti di mezzo. Dio mio, il gioco che si frizza così. Però mi fa venire un colpo, fa venire un colpo, gioco. Ecco fatto. E ora dobbiamo tornare indietro. Sta arrivando un lama. Attacca. Prendi. Non capisco però perché le mucche gridino attacca, che penso sia francese, attaché. No? Boh, magari il gioco attaché. Fu localizzato al tempo dalla versione francese all'italiano. Boh. Non lo sapremo mai, probabilmente. Aia. Ecco qua, beccatela. Boh, probabilmente non lo sapremo mai. C'è un grande mistero dietro cotesta choc. E io vado a prendermi la mia cura. Ecco fatto. Allora, si torna indietro. Ok, con calma. Togliti di mezzo. E ti pareva. Sta arrivando un lama. Ed eccoci dall'altra parte. Con tutti gli idoli che ci servono, finalmente. Aspetta che... Punto di controllo. Ecco, per sicurezza, non si sa mai. Vai. Ci siamo? Mancano 10 monete se non ho visto male. Siamo alla fine. Sì, 10 monete. No, non voglio ritornare indietro. Ah, Cusco. Sei arrivato in tempo, Cusco. Con questa pozione mi trasformerò in un mostro orrendo. E tu darai l'addio al tuo regno. Sicura di non averla già bevuta, vecchia strega? Guarda e inchinati al potere. Certo. Sì, sì, basta col melodramma. Bevi e combattiamo. Preparati a morire, Cusco. Vuoi bere quella roba? Va bene, ma ti avverto. Ancora. Bevi. Bevi, porca troia. Oh no, un gattino spaventoso. Aiuto, aiuto. Aiuto. Accidenti. Devo prendere la pozione che mi restituirà l'aspetto umano. Ma non cercare di seguirmi, Cusco. Ma di chi è sta voce? Non è Yzma? Perché? Perché se mi insegui fino a questa pericolosa piattaforma, potresti avere l'occasione di recuperare l'ultima pozione. Capisco. E se la prendi prima tu? Ma non ci riuscirai, ho perfezionato le mie capacità. Quello è vero. Resterai un lama per il resto della tua vita. Per il resto della tua vita? Da bruca erba. È la gara finale per arrivare in cima, è ovvio.
Andiamo, forza! Andiamo! Io ti schiaccerò e tornerò ad essere una meraviglia! Non lo sei mai stata! Non succederà mai, l'ultima pozione è mia! Ritornerò umano in un battibaleno! Abla bla 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 bla! Corri! Corri, Cuzco! Dobbiamo arrivare prima noi! Doppia gara! Io ti schiaccerò e tornerò ad essere una meraviglia! L'hai già detto! Non succederà mai, l'ultima pozione... Sì, l'avete già detto tutti e due, deficienti! Quindi in sostanza è una gara continua a correre di qua, corri più in fretta possibile di Isma e cerca di non cadere mai. È questa la gara. Comunque, dopo tutte le sfide che abbiamo fatto contro quel bambino, non penso proprio che perderemo più. Non una gara, perlomeno. Ed ecco la pozione! Non abbiamo trovato il segreto. Ah! Peccato. Però sono fiero. Sono fiero del risultato. Sei sicuro? Certo. Crediti finali? Probabilmente sì. Boom! È orribile! Hanno fatto un collo lunghissimo! Guardalo! E il bambino è ancora qui, eh! E Kronk gioca con i figli di Pacia! Madò! Perché? Ma... Guardatemi, riesco a volare! Lui è il più grande mistero di sto gioco. Il tizio dei fenicotteri è il più grande mistero. Hanno messo tutti i modelli del gioco a caso, ma anche solo i vecchietti. Oh, sarò io però, cazzo, dopo tantissimi anni, voi non avete idea di quanti anni io abbia aspettato per vedere il finale di questo gioco, ma sono dannatamente felice, cioè è incredibile che io abbia dovuto aspettare tutti questi anni per vedere come fosse il finale di questo gioco. E pensate che io pensavo che il gioco finisse al livello della città. Io pensavo che gli ultimi livelli fossero tutti là, invece c'era una marea di altra roba ancora nascosta. Il combattimento finale, anzi la corsa finale, non è stata deludente, però mi aspettavo qualcosina di più. Mi aspettavo un qualcosa di un po' più difficile. Non è stata difficile, perché alla fine era solo tu una sequenza di salti su un percorso dove tenere premuto solo quadrato. Però è stato bello, è stato veramente bello. I doppiatori, no! Però davvero, davvero sono felice di aver finito finalmente questo gioco dopo veramente... secoli che ce l'ho avuto e non ho mai avuto la possibilità di finirlo perché il gioco stesso non me l'ha mai permesso. Ah, proprio così triste, proprio fine. Ciao. Signori, io vi ringrazio a tutti, vi ringrazio veramente tutti per aver seguito questo viaggio nei ricordi, nella mia infanzia, nella mia mancanza soprattutto, di aver avuto questo gioco e non averlo mai potuto finire, mai. Voi non avete idea di quanto il bambino che in me finalmente è contento di questo risultato, perché dopo così tanto tempo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Peccato che non mi fa vedere la percentuale di completamento del gioco, cioè non c'è una percentuale, però wow. Signori, io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie, che ho già deciso. Ciao a tutti!